Claudio Salsi, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto, benvenuto davvero qui nel posto delle parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, una mostra che si è aperta da pochi giorni, sculture lignee a confronto dalle città ducali di Vigevano e Milano. Ha aperto il 21 ottobre e sarà visitabile fino al 16 gennaio 2022 al Castello Sforzesco a Milano, in Piazza Castello, ovviamente. Claudio Salsi ne è il curatore e le voglio fare subito una domanda, spero non sia banale, perché la domanda che mi sono posto, se noi siamo così a conoscenza di queste città ducali di Vigevano e Milano, se le ricordiamo ancora come città ducali, lei che cosa ne pensa, Claudio Salsi? Ma io penso che a Vigevano sicuramente è ancora molto molto vivo il ricordo dell'opera di Francesco II Sforza, che è stato tra l'altro l'ultimo duca di Milano, che ha dedicato molte attenzioni e anche molte risorse, le sue personali risorse tra l'altro, per abbellire il Duomo di Vigevano e anche il castello. E addirittura Vigevano sotto di lui diventa anche una sede di vescovato, quindi acquista prestigio anche dal punto di vista ecclesiastico. E credo che, da quello che ho potuto percepire nel corso anche di questi mesi di frequentazione, che sia ancora molto vivo, ci sia ancora anche molta riconoscenza verso questa lontana figura di duca, tra l'altro un po' sfortunato, di salute malferma, di vita breve, insomma, pieno di nemici, eppure ha fatto molto per quella città. Ecco perché abbiamo voluto rievocare il termine città ducale per quella località della Lombardia. Ricordo agli ascoltatori che Claudio Salsi è direttore area soprintendenza del Castello Sforzesco di Milano, dei musei archeologici e musei storici sempre del Comune di Milano. Ora, essere curatore di questa mostra dedicata a questa esperienza artistica molto singolare, ovvero le sculture lignee messe a confronto, le sculture lignee che arrivano da Vigevano e quelle presenti a Milano, e quindi attraverso questa espressione artistica incontrare la storia, ma incontrare anche l'arte, credo che sia un'esperienza sicuramente fondamentale. Da che cosa è nata l'idea di presentare questo confronto delle sculture lignee tra Vigevano e Milano, Claudio Salsi? Beh, è nata da un'altra mostra, in verità, una mostra che abbiamo realizzato in collaborazione con il Museo del Louvre, che si è tenuta in prima edizione a Parigi lo scorso anno e che qui a Milano si è appena chiusa pochi giorni fa, Il corpo e l'anima, sculture italiane del Rinascimento da Donatello a Michelangelo. Quando abbiamo presentato questo patrimonio a Parigi, abbiamo notato che il pubblico francese non conosceva praticamente la scultura lignea lombarda, la scultura lignea policroma, tra l'altro, ricchissima, con ori, con smalti, quindi straordinaria, eppure non era nota. Allora, visto anche l'attesa, il successo che aveva accompagnato l'edizione paragina, l'attesa che vi era a Milano, abbiamo voluto creare un evento che fosse più un approfondimento anche molto specialistico, molto tecnico, se vogliamo, intorno alla scultura lignea lombarda. E io, che avevo un po' studiato qualche opera vigevanese, in particolare il compianto di San Dionigi negli scorsi anni, ho trovato l'occasione, grazie al restauro che era in corso proprio presso la nostra città, di un pezzo straordinario di proprietà della Curia di Vigevano, che era l'ancona di San Giuseppe. Un'ancona, tra l'altro, in condizioni ormai molto diverse dall'originale, l'architettura si era completamente persa, però le singole parti di questo complesso straordinario erano molto belle, molto, molto interessanti, e di una grande ricchezza estetica e narrativa. Quindi le abbiamo riproposte
come le vedeva il restauratore, praticamente, destrutturate, diciamo, ecco, le singole parti presentate individualmente, il pubblico le gode a distanza ravvicinata e le può apprezzare in tutta la loro ricchezza. Invece il gruppo su cui mi ero concentrato, il compianto di San Dionigi, l'abbiamo messo a confronto con il compianto di Casoretto, di proprietà dell'omonima chiesa milanese in deposito presso di noi. Perché esiste la domanda se entrambi siano opera dello stesso maestro o della stessa bottega, e cioè il cosiddetto maestro dei compianti. Quindi, da una parte una presentazione molto tecnica, dall'altra il confronto tra due opere attribuite allo stesso artista e quindi a disposizione del pubblico e degli studiosi per dei pareri, per gli approfondimenti. E lei ha citato un'opera, tra l'altro tutte le opere sono presenti nel catalogo Sculture Ligne a confronto delle città ducali di Vigevano e Milano, il catalogo pubblicato da Marsilio, e proprio nella parte finale, a proposito del compianto a cui faceva riferimento lei, il compianto di San Dionigi, c'è proprio uno studio della collocazione per permettere al pubblico una visione a 360 gradi, perché questa è un'opera che va, non dico analizzata, non siamo esperti del settore, ma va vissuta, e va vissuta in tutte le angolazioni possibili. Girare in tondo, attraversare con lo sguardo questa composizione artistica, credo che sia un'esperienza unica. Sì, è veramente un'esperienza un po' irripetibile, perché dove è collocata attualmente, tra l'altro in una chiesa ormai non più ufficiata, utilizzata come sede per manifestazioni culturali, non è tanto visibile, perché si trova su una nicchia molto rialzata. Allora, nell'ambito degli studi abbiamo cercato di capire se questo complesso così imponente veniva esattamente da quella chiesa, che nel Cinquecento in realtà era poco più che una cappella dismessa, ecco, poco elegante, come diceva San Carlo Borromeo, assai brutta veniva definita. Però sede di una importantissima confraternita locale con le discipline, che aveva il compito di assistere i moribondi, i condannati a morte, faceva assistenza ai bisognosi, quindi anche il culto della passione e della morte e deposizione di nostro Signore Gesù Cristo era uno dei loro motivi devozionali centrali. Beh, abbiamo appunto scoperto che probabilmente veniva veramente da lì, era nata per quel sito, e stava sotto una sorta di coro, di tribuna, che poi è utilizzata da questi confratelli anche per le loro riunioni sociali, diremmo adesso. Vorrei toccare, Claudio Salsi, il tema a cui lei ha accennato poco fa, il tema dei colori di queste sculture lignee. Sono dei colori, a parte i restauri straordinari che sono stati fatti, ma dei colori che già da soli valgono un racconto di tutta quanta l'opera e della mostra stessa. Ecco, come possiamo comprendere questa presenza molto determinante dei colori per comprendere anche l'opera, Claudio Salsi? È una domanda veramente pertinente per quanto concerne la scultura lignea. Questa tipologia plastica era studiata proprio per muovere la commozione chi, il devoto, chi entrava in chiesa, chi, al punto che il Cristo deposto del compianto di San Dionigi veniva portato in processione ancora fino agli anni 70 del Novecento. I colori erano parte fondamentale di questa strategia di comunicazione, perché dovevano sembrare veramente vere queste immagini, questi simulacri. Quindi venivano decorati con grande ricchezza, con grande sfarzo, secondo anche le disposizioni e anche le possibilità del committente. Infatti, quando parliamo di queste realizzazioni, parliamo di cantieri vere e proprie, perché collaboravano diversi artisti: lo scultore, il pittore che faceva anche la preparazione e sceglieva i colori, e i colori venivano anche fissati dai contratti. Il committente diceva anche
quale tipo di lapislazzolo, ad esempio, doveva essere usato. Ce n'erano di più a buon mercato e di più costosi. E in alcuni casi abbiamo visto che appunto i materiali erano più o meno pregevoli secondo anche le varie committenze. Questo è molto interessante. Le ho fatto la domanda in rapporto proprio a, forse a quella più evidente, mi perdoni se posso sbagliare, cioè se io scorro le immagini dell'Ancona di San Giuseppe, e lì veramente le parole che diceva poco fa lei attraversano ogni parte di questa straordinaria e grande Ancona. C'era il desiderio di fare qualcosa di molto bello per la propria città. Ecco, nel caso di Vigevano c'era proprio un legame fortissimo con la cattedrale, con le singole chiese, e soprattutto legate anche alle attività che queste confraternite svolgevano. Ognuna di loro era titolare di una cappella nel Duomo, insieme a varie famiglie del posto. E c'erano proprio dei riti che bisognava svolgere, e bisognava dire la messa tutti i giorni, in certi orari. C'erano anche terreni, proprietà a vantaggio di questi cappelli. Insomma, una città che desiderava apparire al meglio, e i cui cittadini erano veramente innamorati della loro patria, diremmo così. E quindi abbiamo voluto mettere in evidenza una esperienza artistica, civile, culturale, dalla tarda epoca di Ludovico il Moro fino al regno dell'ultimo suo figlio Francesco II, che chiude un po' questo periodo della magnificenza degli Sforza, del loro mecenatismo a favore di una, tutto sommato, di una piccola città, ma importante come sede di una corte ducale, e quindi anche molto, molto amata, molto privilegiata. Claudio Salsi, lei poco fa ha detto una cosa su cui io vorrei riprenderla, però in senso contemporaneo. Lei ha detto che allora c'era il desiderio di fare qualcosa di bello per la propria città. Oggi che cosa si fa? Che desiderio c'è di fare qualcosa di bello per la propria città dal punto di vista artistico? Il contesto è così cambiato che è un po' difficile rispondere. Io direi che esiste il desiderio ancora molto vivo di contribuire a fare bella la propria città, magari aiutando le istituzioni che sono preposte. I musei sono tra queste, evidentemente. Ecco. Quindi favorendo dei restauri, con lasciti, con donazioni e via dicendo. Poi, ora, diciamo, conta molto anche il linguaggio, l'originalità, il fare qualcosa di bello ma anche di molto originale. Questa è l'arte pubblica che riguarda appunto gli spazi urbani, che appunto deve interessare, deve far notizia, ecco, più che bella deve essere significativa, e deve essere, come dicevo, originale. È cambiato proprio il rapporto verso ciò che è pubblico. Ma in altre parole, Claudio Salsi, mi sta dicendo, se ho compreso bene, che oggi c'è più mercato, anche perché anche allora, no? è sempre esistito il mercato artistico, però oggi c'è più la parola mercato che sovrasta la parola arte rispetto ad allora? Ma direi che il mercato per quanto riguarda l'arte contemporanea è fondamentale, perché il mercato mette un po' le leggi del gusto anche. Certo, nell'arte pubblica si può sperimentare di più, ecco, io credo che laddove le amministrazioni lo consentono, e credo che la città di Milano sia tra queste, da quello che vedo, c'è la possibilità di sperimentare di più, di utilizzare zone anche meno centrali per delle
per delle riflessioni, per dei laboratori, per delle creazioni che siano frutto proprio di una ricerca particolare, al di fuori di quelle che sono le mode codificate, che poi, devo dire, al giorno d'oggi, insomma, parliamo più di grandi nomi, di grandi personaggi. Ecco, allora, il grande nome, il grande personaggio non c'era. C'era il pittore, ecco, ma il pittore si metteva a servizio del committente. Bernardino Ferrari, che è stato un grande artista di genovese, che ha collaborato anche con molti scultori, insomma, era a servizio della decorazione del Duomo. E oggi tutto questo non è più possibile, Claudio Salzi, essere al servizio del committente. È possibile quando vi sono delle committenze pubbliche. Cioè, se un'amministrazione, parliamo sempre di spazi, diciamo, cittadini, spazi urbani, laddove un'amministrazione si fa committente è ancora possibile, certamente, e lo vediamo. Ecco. Però noi abbiamo lavorato, nel caso di Vigevano, su un ambito ecclesiastico, mentre oggi parliamo soprattutto di ambiti civili. Allora, devo dire che la dimensione devozionale, la dimensione ecclesiastica, la dimensione civile coincidevano, perché vi erano questi gruppi di cittadini organizzati che erano cittadini ma anche buoni cristiani che perseguivano pratiche di assistenza. Quindi era una società con un tessuto completamente diverso, insomma. E oggi è cambiato tutto, insomma. Noi abbiamo ormai una parcializzazione dell'arte e anche un insieme di linguaggi, mentre allora c'era più tradizione, se vogliamo, c'era più il gusto di stare nel solco della tradizione, migliorandola con qualche invenzione, con qualche innovazione. E riprendo le parole di Maurizio Gervasoni, che è il vescovo di Vigevano, a proposito di quanto diceva poco fa lei, Claudio Salzi, sulla derivazione ecclesiastica. Ecco, Gervasoni scrive: dare voce a testimonianze spirituali che hanno sostenuto la fede di credenti del passato stimola, insieme al gusto estetico e all'approfondimento critico-culturale, il sorgere della domanda fondamentale di senso della vita, che costituisce il cuore della libertà umana. E per cui questo è importante, perché, come scriveva ancora Gervasoni, accorgersi che queste opere, nel loro silenzioso perdurare nel tempo, possono comunque accendere narrazioni. Oggi la parola narrazione è una parola che spesse volte diciamo a sproposito, ma qui la narrazione c'è, esiste, basta entrare a visitare questa mostra e lasciarsi attraversare dalle narrazioni di queste sculture lignee. Ma come facciamo, Claudio Salzi, ogni volta che noi qui nel Posto delle Parole raccontiamo le mostre d'arte, chiediamo ai nostri ospiti, in questo caso lei, di estrarre un'opera? Quale estrae per raccontarcela? Beh, l'ancora di San Giuseppe è veramente straordinaria, perché è proprio basata sulla narrazione, fatti della vita di San Giuseppe. Un'opera che io trovo unica nel suo genere è una formella che si chiama Il sogno di Giuseppe. Quando Giuseppe viene svegliato, oppure viene... qui proprio notiamo una scenetta curiosissima, ecco, riceve le parole dell'angelo nell'orecchio, l'angelo senza svegliarlo in realtà, ma in sogno gli suggerisce di partire, di mettersi in salvo da Erode. E qui si vede l'angelo che gli apre proprio l'orecchio fisicamente per potergli parlare, perché lui ascolti bene il suo messaggio, quindi dice parti, perché qui si mettono male le cose. E qui c'è una scenetta familiare incredibile: la Madonna al lato del bambino, San Giuseppe dorme, ma riceve appunto questo messaggio. E l'angelo, devo dire, è straordinariamente efficace con quel suo gesto, con cui gli spalanca l'orecchio per poter essere udito meglio. Scappa, perché qui
bambino è in pericolo. Ed è una formella dei Fratelli del Maino, meravigliosa, intagliata, dorata e dipinta. Io credo che sia fantastica perché è ambientata proprio all'interno di una casa, che è la casa dove la Sacra Famiglia viveva. E fa parte appunto di quella dimensione di racconto che serviva a far capire al popolo devoto, ma che in realtà era tutta la cittadinanza, quali erano i misteri della storia sacra a cui fare riferimento nel caso delle vicissitudini della vita. Claudio Salsi, lei come si è avvicinato all'arte? Come mi sono avvicinato all'arte? Pronto? L'ascoltiamo. Sì, ma io sono sempre stato vicino all'arte, fin dalla tenera età, e poi mi è accaduto di poter fare un lavoro molto bello come direttore di museo, che poi si è sempre più specializzato, è diventato anche un lavoro complesso, perché io non gestisco soltanto opere d'arte, ma gestisco anche spazi, edifici, architetture, mi occupo della struttura del Castello Sforzesco, che è una vera e propria città. Ecco. E quindi diciamo che il mio interesse, il mio amore generico, che tra l'altro mi spinse in gioventù anche verso la pratica del disegno, dell'incisione, che ho praticato per anni direttamente, a perseguire anche ambiti particolari, tra cui anche questo della scultura lignea, che mi ha sempre affascinato per questa sua particolarità di espressività così, così intensa, che tra l'altro appunto appartiene un po' a tutto l'arco della produzione di queste immagini, sia prima della cosiddetta riforma, controriforma cattolica, che devo dire ha purtroppo privato le nostre chiese di gran parte di queste composizioni, ad un certo momento giudicate troppo eccessive, troppo emotivamente coinvolgenti e poco ortodossi da un certo punto di vista, a favore di immagini più composte, a favore di pitture su tela, a favore di sculture in materiali più nobili come il marmo, ma anche più freddi. Ecco. E quindi queste opere rimaste sono diventate quasi delle reliquie, sono anche relativamente rare sul nostro territorio. Prima di salutarci, Claudio Salsi, dopo aver raccontato ai nostri ascoltatori la mostra al Castello Sforzesco di Milano, Sculture Lignee a confronto dalle città ducali di Vigevano e Milano, ricordo il catalogo pubblicato da Marsilio. Prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Pronto? Ecco, le stavo chiedendo, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Che cosa sta leggendo? Ah. Dunque, sto leggendo un libro che non parla di arte, almeno non direttamente. È un libro di Elsa Morante, si chiama Araceli. È un libro scritto meravigliosamente che parla di fino a dove sono arrivato a leggere, parla di un giovane che il quale ricorda la mamma, un giovane italiano che negli anni 30 ricorda la figura della mamma che proveniva da uno sperduto paese dell'Andalusia. L'ultimo romanzo di Elsa Morante, Araceli, che ci ha indicato il nostro ospite Claudio Salsi, che noi ringraziamo davvero per il tempo che ci ha dedicato. Grazie e buon pomeriggio. Grazie a voi.